Due parchi di Villa San Martino sono stati ripuliti dall'opera di giovanissimi volontari pesaresi. Si tratta delle aree verdi comprese fra Via Bini, Via Pergolesi e Via Frescobaldi, strade dalle quali arriva il sentito ringraziamento dei suoi residenti. Sono venuti questi ragazzi l'altro ieri per dare una sgrossata, poi dopo ieri sono venuti a finire. Dico semplicemente, ringrazio semplicemente questi ragazzi che sono stati molto bravi e fortunatamente che ci sono ancora di questi ragazzi. Hanno raccolto le latine, la carta, le bottiglie e poi hanno buttato nel bidone della Mondezza là e poi dopo hanno fatto il loro lavoro qui, sistemando le panchine e niente, hanno pulito il parco, no? Delle cartacce, delle bottiglie, perché c'è sempre alla sera bevono, li lasciano tutti in giro. Se lei viene al giorno qui, viene al giorno, sono già 3-4 ragazzi che fumano, la radio è tutta alta, no? Con la loro musica, la loro rap, e vanno avanti così, urlando, sbestemmiando. Insomma, devo di nuovo, guardi, sinceramente non posso che ringraziarlo. Ci sto a fare fatica. È questa la scritta sulle magliette dei volontari che si sono rimboccati le maniche in un progetto promosso un mese fa dal Centro Servizi Volontariato delle Marche. Sì, il progetto Ci sto a fare fatica è un progetto che vede impegnati i ragazzi dai 16 ai 21 anni con l'intento di sistemare e mantenere alcune delle aree comuni della provincia di Pesaro e Urbino. È un progetto che gestisce il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche grazie a un finanziamento della Regione Marche. È un progetto molto importante perché dà l'occasione ai ragazzi di scoprire la bellezza della fatica, con l'obiettivo però di fare un'attività a favore della città e di tutte le persone che frequentano normalmente i luoghi comuni. In questo caso il parco di Via Frescobaldi e Via Pergolesi è un luogo molto frequentato dalle famiglie e dai bambini, quindi era importante che questi ragazzi potessero partecipare a renderlo sempre più un luogo utilizzabile, sicuro e pulito. E questo è l'obiettivo del progetto, aiutare i giovani a fare fatica, ma con un obiettivo che è quello del bene comune. Il progetto si sviluppa su tutta la provincia, in 4 comuni in particolare, Pesaro, Fano, Pergola e Fossombrone.